Vi propongo un approfondimento sulla figura di Francesca e sulla critica letteraria che su questo personaggio ha sviluppato anche idee differenti. È la lettura appunto di Umberto Bosco. Nella prima parte si riassume quanto detto nei primi versi del libro e questo critico letterario si concentra sulla figura di Minosse, che è ripresa, come del resto Caronte, dall'Eneide, anche se in questo caso, diciamo, rispetto alla figura che c'era nell'Eneide, diventa proprio un po' un mostro, come del resto è Caronte. L'autore di questo articolo si concentra poi sulle figure che appartengono alla schiera all'interno della quale ci sono Paolo e Francesca. In questa schiera ci sono tanti personaggi che appartengono alla classicità, tranne uno che è Tristano, che è protagonista del racconto di Tristano e Isotta. Isotta e Tristano sono due amanti. Isotta si innamorerà. Cioè, Isotta e Tristano si innamoreranno, ma Isotta è moglie dello zio di Tristano e Marco ucciderà Tristano, Isotta morirà di dolore insieme appunto al suo amante. Questo personaggio che appartiene alla letteratura cavalleresca poi ci conduce a quello che è l'episodio appunto di Francesca. Anche lei, come avete già visto, dirà e racconterà a Dante una sorta di confessione che il momento in cui i due amanti, lei e Paolo, si sono baciati è il momento in cui hanno letto del bacio di Lancelotto e Ginevra. Di fatto, gli unici personaggi di questo mondo cavalleresco, anche se poi Dante li chiama donne antiche e cavalieri, sono appunto il punto Tristano, gli altri, da Didone, da Achille, Cleopatra, Elena, sono tutti personaggi che appartengono invece alla classicità. Vediamo di fare questo approfondimento sulla figura di Francesca. Allora, la critica dell'Ottocento, la critica ottocentesca di stampo romantico, proiettò appunto tutta la sua luce sul personaggio di Francesca e penetrò ben addentro nell'analisi psicologico-poetica di esso, anche se lo interpretò, e non poteva allora essere diversamente, non secondo la concezione dantesca, ma secondo che i romantici concepivano l'amore e l'uomo, questo in perenne lotta con la società. Venne fuori, e fu uno tra gli altri uomini come il Foscolo e il De Sanctis, a essere affascinata da queste pagine di Dante, una Francesca la cui colpa sarebbe purificata dall'ardore della passione o giustificata dall'irresistibilità dell'amore. Di volta in volta, o creatura soave e pudica nel suo stesso peccato, o demone scatenato di lussuria, o l'una e l'altra cosa insieme. E se fosse totalmente o parzialmente demoniaca, non si vede perché Dante dovrebbe averne pietà e voler suscitare, come inevitabilmente vuole, tale sentimento nel lettore. Dante, secondo i romantici, difenderebbe in Francesca i diritti naturali dell'individuo, di là da ogni legge, o addirittura esalterebbe l'umano contro il divino. Cose tutte che un uomo, in particolare un uomo del Trecento, un Dante così rocciosamente fermo nelle sue convinzioni religiose, non poteva certo pensare. Quindi, cosa diciamo? Nell'Ottocento si è vista in Francesca e anche nel pensiero di Dante una sorta di giustificazione di quanto Francesca avesse fatto, giustificando appunto la natura nel romanticismo, vedremo che si esalta la passione, l'amore, questa tendenza all'infinito dell'uomo, quindi l'uomo che si ribelle, se vogliamo, a quella che sono dei freni della società. Dante però è un uomo fondamentalmente religioso, quindi non può giustificare il personaggio di Francesca, può averne una compassione, vedremo in che modo. Diciamo che Dante ha una riprovazione, quindi condanna fermamente Francesca. Resta tuttavia che non condanna Francesca con la severità intransigente e sprezzante con cui parla di altri personaggi da cui Semiramide, e anzi pone il suo peccato scusante, sia pure sul piano solamente umano. Ne fa sicuramente una creatura gentile che aspira appunto alla pietà di Dante personaggio e quella inscindibile anche di Dante poeta. In un certo senso, mi dice questo letterato, indulge la sua creatura, così come Virgilio aveva carezzato con tenera e dolorosa fantasia la figura di Didone. Didone è il personaggio che nell'Eneide si innamora di Enea, ma poi Enea, che sa che per volontà degli dèi deve andare a fondare la nuova città di Roma, abbandonerà e Didone tradisce nell'amore con Enea e la fedeltà promessa alle cenere del marito Sicheo,
ma poi si suiciderà. Continuiamo a leggere, quindi diciamo che c'è una condanna da parte di Dante, ma anche una sorta di indulgenza. Vediamo, dopo che Francesco ha presentato se stesso e Paolo, ha detto del loro amore e della loro fine, Dante resta a lungo a pensare a capobasso, finché la voce di Virgilio lo scuote. Al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conoscesse i dubbiosi desiri? Questo è ciò che Dante vuole sapere, e qui è il punto focale dell'episodio. Che cosa può far sì che un'attrazione innocente si tramuti in peccato? C'è qualcosa di preciso, di determinato, e quindi tale da poter essere evitato, almeno da chi sia vigile? Nulla di ciò, risponde Dante per bocca della sua Francesca. I due futuri amanti erano senza alcun sospetto, senza alcun presentimento di ciò che quel giorno stava per accadere. Credevano che il reciproco trasporto fosse quell'alto sentimento che poeti di cui si erano nutriti ritenevano caratteristica delle anime gentili, mezzo di elevazione di spiriti già alti. Proprio la lettura di un romanzo d'amor cortese fa che gli occhi più volte si cerchino, i visi impallidiscono. Un punto cruciale quando Ginevra afferra Lancellotto per il mento e lo bacia assai lungamente. Dante, in questo caso, forse perché aveva letto una versione volgare dell'episodio, dice che è il cavaliere che bacia Ginevra, quando invece l'episodio è l'inverso. Questo è l'episodio determinante. Paolo bacia Francesca tutto tremante di desiderio e gli argini sono travolti. Da quel momento, appunto, non leggono più. Un punto è l'amore, come Dante aveva detto in una sua canzone, e fuor d'orto di ragione è diventato appetito di fiera. Dante si pone in cospetto della fragilità non solo di Paolo e Francesco, ma della fragilità sua propria di tutti. China pensoso la testa. Un momento improvviso e inopinato, cioè mai pensato, è il talento, il desiderio di dolcezza e di felicità, il sopravvento si perde. Da qui la pietà, per Francesca, per se stesso, per tutti. Bene, è la prima grande battaglia nella guerra della pietà preannunciata dalla protesi. Come mai? Cosa fa sì che le persone non riescono a dominare questo che dovrebbe essere un alto sentimento? Tutto il canto è dominato dalla percezione della pietà. Tutti notano che la pietà è quella che fa sì che Francesca e Paolo percepiscono nel grido di Dante questa pietà e arrivano insieme. C'è nella meditazione che il poeta compie, c'è nel momento finale, le sue pene fanno piangere il visitatore per tristezza e pietà. Ed è la pietà messa alla fine del canto di pietà di Eumenimen, così come morisse. Qual è questa pietà? Questa pietà è la compassione. Okay. Si pensa che ciò che importerebbe indulgenza al peccato, bene, la quale se ci fosse sarebbe davvero inammissibile nel pensiero di Dante. Molto giovato da questa nuova ipotesi una chiosa del Boccaccio, il quale nel suo commento scrisse che Dante, parlando della sua pietà, vuole ammaestrarci che noi non dobbiamo con la meditazione semplicemente visitare le pene dei nati, ma conoscendo noi di quelle medesime per le nostre colpe essere degni, non di loro, ma di noi medesimi dobbiamo aver pietà. Anche in altre situazioni analoghe il Boccaccio è su questa stessa posizione e ha senza dubbio ragione, ma non nel senso che Dante non commise i due cognati, ma nel senso che non sono certi i casi personali di questi e la loro personale sorte ultraterrena a muovere la pietà del personaggio e del poeta. In essi Dante vede riflessi se stesso e tutti. La fragilità di Francesca è quella di ogni essere umano, tanto cioè è vero che la pietà è suscitata in Dante prima che dai racconti di Francesca, dalla rassegna che gli fa con Virgilio della sorte delle donne antiche e dei cavalieri morti per causa d'amore. Una pietà che lo fa quasi svenire e fui quasi smarrito. Quindi questa pietà è una pietà che significa pietà per se stesso e per tutti, non è solo la pietà verso Francesca. Questa pietà diventa più intensa quando lui parla con Francesca, essa diventa più intensa dopo il colloquio con la signora di Polenta e lo fa venire meno e cadere come corpo morto. Quindi il Boccaccio ha ragione, ma solo perché ogni poesia trascende sempre il personaggio per rispecchiare un momento, un aspetto di umanità che quel personaggio incarna e nel quale ci specchiamo. Del resto, della compresenza di condanna e pietà, i commentatori recenteschi non si scandalizzavano come alcuni si scandalizzano oggi. In sintesi, la pietà di Dante è una sorta di, se vogliamo, comunanza di dolore. Lui condanna nell'insieme si addolora. Non è semplicemente Dante un descrittore di pene, okay? Lui condanna perché altamente il fatto di provare un dolore verso Francesca e poi verso se stesso e verso tutta l'umanità non inficia il fatto che lui comunque la condanni in toto, tant'è che appunto non è indulgente in questo senso.
Coesistono quindi sentimenti diversi, okay, all'interno di questa lettura del testo. Certo, Dante sa lui stesso di essere colpevole e giudica Francesca consapevole, e rivedendo in lei comunque la fragilità sua e in genere di tutti gli esseri umani. Sottolineare il fatto che Dante condanni Francesca e che quindi provi per lei compassione nel senso di un dolore consapevole che lo stesso peccato di Francesca, un po' il peccato in cui tutti possono incorrere, non ci deve esentare però dal vedere la grande umanità con cui Dante descrive Francesca. Dante ci descrive la sua dolcezza, la sua, se vogliamo, la sua signorilità, la sua nobiltà anche d'animo. Per cui Francesca non è mai rappresentata come volgare, Francesca è una persona gentile di animo, è la bella persona, ok? Ce la descrive in questo modo. La scena di Lancelotto che bacia il desiderato riso di Ginevra, c'è una bocca a lungo desiderata, è sorriso, il bacio, è la persona, ci fa vedere una sorta di raffinatezza nel descrivere questo episodio, una grazia enorme che ci vuol far cogliere se vogliamo, quel clima cortese che Dante aveva più volte cantata. C'è una raffinatezza che noi vediamo anche nella figura gentile di Francesca, pronunciato dall'immagine delle colombe, e se vogliamo, è proprio in questa gentilezza, in questa grande umanità, che è nella sua proprio umanità, nel quanto umano è l'atteggiamento di Francesca, che ancora di più ci fa cogliere il rimpianto per un momento di felicità che non esiste più e che ci fa, in un certo senso, ci unisce indissolubilmente con questo personaggio, in quanto il personaggio di Francesca e di Paolo rappresentano proprio quella fragilità dell'umanità, per cui la cosa è che tutti possiamo essere, in un certo senso, peccatori e traviati, anche se non vorremmo. E quindi è proprio in questo messaggio umano, la storia di Francesca, che le persone riescono ad immedesimarsi in un certo senso, e in questo contrasto tra la dolcezza del vivere e il dovere, tra la necessità che poi Dante ha di giudicare gli altri, ma anche la pietà che comunque possiamo avere per gli altri, la consapevolezza della fragilità dell'animo umano.